Noi avevamo programmato per il 25 di giocare la prima gara ufficiale. È chiaro che questo slittamento dei campionati ci creerà un serio danno. Perché vogliamo partire forte, oggi mi ha dato dimostrazione a squadre in palla, anche i giocatori che sono entrati hanno fatto bene, però questo è calcio d'estate, quindi conta fino a un certo punto. Abbiamo sicuramente dei lati positivi, anche dei lati da valutare con più attenzione, perché l'inizio non è stato eccezionale, quindi dobbiamo crescere. Abbiamo cambiato anche modulo, quindi all'inizio, poi si è rimesso il mister a tre. Sta facendo tanti esperimenti e questo mi piace, che poi dimostra che è una squadra che può cambiare modulo facilmente. Ecco, una squadra che può cambiare modulo, ma che adesso, verso la fine del mercato, il mister ha già a disposizione gli uomini per fare la difesa a 4. Da quel punto di vista lì potrebbe ancora arrivare qualcosa, perché se la squadra dovesse giocare a 4 forse non ha più bisogno di un altro difensore. No, penso che un altro difensore a livello numerico possa servire, perché comunque sono in tre centrali, quindi un altro centrale potrebbe servire. Però è chiaro che sono valutazioni, facciamo con calma, perché il mercato paradossalmente è ancora lungo, manca una settimana in più. Ci potrebbero essere tanti svincolati da poter prendere, cioè bisogna avere pazienza, calma, perché il nostro obiettivo è quello di fare un buon campionato e valorizzare i giovani. Un altro difensore può servire se completa il reparto, non lo prenderemo a caso, ma stiamo ragionando e ragioneremo con calma. Anche perché De Moleon oggi è in tribuna, probabilmente andrà in prestito. Sì, stiamo valutando con lui il prestito, perché è un ragazzo giovane, è giusto che vada a giocare. Ora valuteremo lui e qualche altro da mandare in prestito.